Buongiorno, sono Guglielmo, lo marito di Rossana. Rossana sta all'allento, che è ridotta come un curoglio proprio dopo la botta che ha preso ieri sulla schiena. E niente, io sto qui con Vittoriuccia, facciamo un po' di cosette. Anzi, stamattina Vittoriuccia vado a fare lo steppe, mi ha detto, io non lo so ciò che è dello steppe. Comunque ho detto, fa via, io passo l'aspirapolvere, ho passato l'aspirapolvere e a un certo punto ho sentito un rumore dentro l'aspirapolvere, l'ho aperto e non c'erano altri 3-4 denti miei. E non c'ho più i denti sulla bocca, lo vedi come sto costretto a chiacchierare, manco più un dente c'ho. E allora che vuoi fare? L'ammazzo e vabbè, e niente, e ho passato questa aspirapolvere, poi sono andato io all'orto, ho vangato un'oretta e poi piano piano, zitto zitto, senza farmi sentire proprio, ho preso una bella borsata d'Elena, sono entrato dentro casa e zitto zitto, ho acceso la stufa senza farmi sentire, oh, non le dicete niente, perché io ho freddo dentro casa e se la stufa non me la faccenna mai, ma stavolta l'ho accesa no, l'ho fatto questa, non sarà cattiva, capito? Non lo fa per cattiveria, perché Rossana non è cattiva. E che cosa de peggio, che cosa de peggio? E noi, oh, sono 55 anni che la sopporto. Io ho 77 anni e sono 82. E diceva giorni fa, diceva che io sono più anziano di essa, capito? E invece no, essa scembelletta, si mette su tutte le fregne lì, ma è vecchiarina, è vecchiarina. E perché Vittoriuccia, povera figlia, Vittoriuccia, la voglio bene come no, non si sa come le voglio bene, e che la vuoi far sposare per forza, ma chi se la piglia, quella lì è una cambiale in bianco, povera figlia, magna e dorme e basta, magna e dorme, e dunca, e mamma ha detto, dice. E va, io volevo in farmacia per la pia la medicazione per l'arecchia, chi lo vede, e per l'odetino che me lo sto a perda piano piano. E allora mo faccio, dico, vai, pio l'apetto, vai in farmacia, però con i guanti e la mascherina, solo che la mascherina non ce l'avevo. Allora Rossanaccia mi ha detto, dice, mettete su questo qui. Dico, ma che sto stupido, dico, Rossa, ma questo qui non è per mettersi sulla bocca, io lo so questo qui dove va, che te credi che sto stupido? E allora poi alla fine ho rimediato la mascherina, lo vedi, questa qui la mascherina che m'ha dato Luca Cristofori, che è un ragazzo d'oro proprio, vedi, così si mette questa qui, lo vedi, oh. E allora, niente, so ito. E l'ho fritto l'altra sera, per esempio, che mi ha voluto far mangiare l'ho fritto per forza. Ce friemo che mo da consumare l'olio? L'olio che era come l'omele proprio, come l'omele era. C'era una posa, pareva tutto fango proprio. La notte morivo, quanto sono stato male. Certe peta ho fatto che puzzavano un se sa de chene. La mattina le linzola parevano bruciate, parevano. Vabbè. Mo amo, va, mo vai in farmacia, ve la saluto Rossana, che ho da fa, ve la saluto, ok? Ho capito, va bene, non ve la saluto. Se vediamo, ciao.